Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Altro video unboxing, anche se ormai il pacco l'ho scartato. Comunque mi è arrivato un altro pezzo dell'Home Gym, direi uno degli ultimi perché alla fine adesso siamo ai ritocchi finali. L'ho già aperto perché non c'era niente da montare e non c'era niente nella scatola, è un pezzo unico. E direi di andare subito a mostrarvelo, però prima iscrivetevi al canale e vi do una decina di secondi mentre mi ammiro i miei bicipiti. Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Avete fatto? Bene, adesso che vi siete iscritti possiamo continuare. Come vi avevo preannunciato, l'acquisto, il nuovo acquisto è un pezzo, diciamo, unico, un accessorio abbastanza semplice e anche banale se vogliamo, però secondo me è molto funzionale in una palestra, in quanto è una dip bar per fare appunto le dip da attaccare al rack. Questo è in particolare per il mio rack, poi ognuno ha le proprie misure, quindi dovete scegliere quella apposta per il vostro. E visto che reputo le dip un ottimo esercizio sia per il coinvolgimento dei pettorali che per il coinvolgimento dei tricipiti, ovviamente variando leggermente l'esecuzione, ho detto spendo queste centinaia di euro più o meno per avere un accessorio che secondo me è fondamentale. Invece che farle sulla panca o farle fra due seggiole in precario equilibrio, ho deciso di spendere un po' di più e avere comunque un attrezzo che a livello di solidità, a livello di saldature, mi sembra veramente ben fatto. L'ho comprato dalla Kingsbox, una marca abbastanza famosa, da cui non comprerei molto altro visto i prezzi che hanno, però questa alla fine con un centinaio di euro spedita mi è arrivata, quindi neanche troppo male. E l'unica cosa è stata la spedizione, che ci sono voluti ben 2 mesi e mezzo perché mi arrivasse, però visto il periodo non mi sento neanche troppo di colpevolizzarli, anche se non mi hanno mandato neanche una mail, quindi dopo un po' iniziavo a preoccuparmi. Detto questo, la montiamo, vi faccio vedere un po' più da vicino com'è rifinita nei dettagli e poi iniziamo questo video dove appunto vado a testare questa barra cercando il mio limite di zavorra nelle dip, una cosa che non ho mai fatto e che voglio proprio provare con queste nuove, con questo nuovo attrezzo. L'unica problematica che ho riscontrato, ma non è per colpa della barra, ma è per colpa dello spessore del mio rack, è che mi rimane un piccolo foro qua che non la fa stare drittissima. Questo nell'esecuzione non compromette assolutamente niente, però a lungo andare ho paura che mi vada a rovinare un po' il rack. Quindi nei prossimi giorni andrò a costruire un piccolo spessore di gomma, di qualsiasi materiale, per farlo aderire al rack in modo migliore, per non farlo appunto rovinare. Adesso mi riscaldo un po' con le dip, riprendo un po' confidenza perché è circa 6 mesi che non le faccio, e poi iniziamo a zavorrare partendo da 10 kg per vedere dove riusciamo ad arrivare. Beh, direi che a resistenza ci siamo, è veramente solidissima, il rack non fa una piega. Adesso vediamo caricando se comunque ci sono degli sbilanciamenti e se comunque la struttura riesce a sopportare il carico. Io direi di iniziare con dei 10 kg, quindi un carico abbastanza semplice, solo che non so quanto è il mio massimale, quindi parto veramente dal basso e vediamo dove arrivo. Potenzialmente potrei fare 50, ma anche 30, quindi non so assolutamente dove posso arrivare. Ok, 10 kg, veramente easy. Allora, passiamo ai 20 kg, 2 dischi blu. Ok, un po' più pesanti, però la barra non fa assolutamente una piega. Passiamo ai 30 kg. Terza prova, 30 kg. Se riesco a alzarveli ve li faccio anche vedere. 3 dischi blu. Ho una fottuta paura che si ribalti il rack, veramente. Quindi ci vado con i piedi di piombo, ecco. Ok, per ora resiste. Ok, abbastanza leggeri ancora. Adesso faccio l'ultimo incremento di 10, arrivo a 40 e poi ne facciamo un altro paio da 5 perché siamo vicini al massimale. Ok, ci siamo. Mamma mia, che ruote di camion sono questi dischi. Così è molto più stabile. Non ho mai zavorrato più di 20 kg in vita mia, quindi già maneggiare questi pesi è una mezza impresa. Ok, anche 40 andati, passiamo ai 45.
Allora, 45, ho aggiunto un dischetto verde. Adesso appena mi alzo lo vedete. Oh. Non ho avuto assolutamente la forza di risalire. Adesso ci riprovo, eh. No, niente. Direi che 45 kg non ci sono. Allora, che dire? Prova d'urto sicuramente superata. Non ha fatto assolutamente danni al rack. È una struttura molto solida. Mi ha sorpreso anche il rack che comunque non si è mosso più di tanto. Non ha fatto più di tanti rumori e scricchioli. Quindi veramente un'ottima macchina. Per quanto riguarda il massimale, ni. Alla fine non le alleno, non le ho mai allenate a livello di forza. Quindi un 45 kg di massimale non me lo porta a casa, non è malissimo. Allenandole sicuramente avrei un 60 kg abbastanza facile nel giro di un mese, due mesi, senza problemi assolutamente. E l'attrezzo è molto valido, vi lascio il link qua sotto in descrizione se lo volete guardare, comprare. Comunque Kingsbox ovviamente non mi paga una lira, però il prodotto è molto valido. Che altro dire? Niente, io non la userò mai con questi carichi effettivamente a livello di serie allenanti, perché farò sempre serie a medio alto volume, quindi almeno 6-8 rep, quindi ovviamente non con 40 kg, però sicuramente la solidità che ha dimostrato in questo test è ottima, quindi io non mi fido mai dei numeri sulla carta, voglio sempre provare le cose dal vivo, cioè provarle con mano, e quindi anche qui la portata non era specificata, però io sono circa 80 kg più 45 di zavorra, 125 kg non ha fatto una piega, insomma non è assolutamente male, quindi è utile per tutti, utilizzabile da tutti e con anche grandi carichi, quindi magari anche uno che fa street lifting o questi sport qui, calisthenics, dove vedo che comunque caricano anche zavorre importanti sugli esercizi a corpo libero, potrebbe essere un ottimo acquisto e un ottimo upgrade al proprio rack. Ovviamente per altri acquisti, per altri upgrade, trovate tutto quello che ho comprato precedentemente sul canale, quindi se volete andarvelo a vedere vi lascio la playlist qua in alto, qua su, del Long Gym. E per tutti gli altri video che arriveranno su questo canale, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un mi piace, condividete questo video se qualcuno potesse essere interessato all'acquisto di una Deep Bar, e noi ci vediamo in un prossimo video sul canale.